Hai capito? Antonio Giuliani, ciao! Antonio Giuliani, quante telefonate con fidanzate stavi facendo per San Valentino? No, la cosa bella è che io chiamavo voi e voi chiamavate me. Ah, ecco. quindi vedi, non era una questione di fidanzamento, capito? Ci siamo autoccupati. Allora, Antonio, noi vogliamo sapere, insomma, un po' un tuo pensiero su questo San Valentino, come lo passerai, che consigli dai alle coppie, come bisogna passarlo? Beh, sicuramente con la persona che siamo, questo è... Fuori, perché sai che molti dubbio. Dissacrano, dice no, non voglio, odio San Valentino, basta, voglio andare all'appuntamento con l'andrologo, voglio giocare a freccette. Bah no, ma io sì, poi alla fine dicono tutti così, però poi se si alza il telefono e si prova a prenotare un ristorante ti dicono che sono tutti pieni, capito? Poi alla fine c'è questa, c'è la tendenza proprio di uscire, insomma, con la persona che siamo, no, stare insieme, ma io credo che insomma non, San Valentino è perché è il giorno degli innamorati, ma se uno è innamorato può essere innamorato tutto l'anno, diciamo, ecco qua. L'unica cosa è evitare di farsi i regali, perché poi fare i regali è sempre una cosa particolare. La cosa bella è che quando le donne ti fanno un regalo, specialmente a San Valentino, il tuo non si può mai cambiare, non si riesce a capire perché. Un regalo incambiabile. No, le donne ti regalano un maglione. Tu gli dici, amore, a me sto maglione non mi piace. Cioè, vabbè, te lo metti per lavorare. Ma io sono disoccupato, perché? Tu gli fai tu regalo a loro? Tu gli dai regalo incartato? Incartato, prima di scartarlo, ti guardano, si può cambiare. Ma guarda prima che c'è. Guarda, è vero, prima, è vero. No? Guarda prima dentro. Poi ti cominciano a fare. Gli hai regalato un maglione anche tu? Guarda, ma hai sbagliato la taglia, ma hai sbagliato il colore, ma hai sbagliato il disegno. Che tu la guardi, dici, no, io ho sbagliato a fare il regalo, amore. Non te lo devo fare proprio, ecco, questo è il concetto. E ti dicono, fammela cambiare. Addirittura ci sono uomini che si sono messi il videotelefonino perché si collegano direttamente da dentro al negozio a casa con la moglie, capito? Così non hanno più possibilità di sbagliare. Dice, amore, mi vedi? Sì. Vado, entro dentro al negozio, così te lo inquadro il modello e te lo scegli. Questo ti piace? No. Questo? No. Questo sì, questo è il commesso. Questo ti piace? E quindi dico... Infatti ti dico, hai talmente ragione, Antonio, che io molte volte vado direttamente con Giulio a comprare il regalo per me, perché lui dice che se no non mi piace niente. No, questo è vero, però fa parte proprio del mondo femminile. Viva le sorprese! No, infatti, vive le sorprese. Le sorprese, o impari a farle, ci vuole un corso per fare le sorprese giuste, perché i maschi se no non sono capaci. No, vabbè. Diciamo che la sorpresa ce l'abbiamo sempre noi uomini, quando poi magari andiamo a pagare un conto. È vero. O pagare qualcosa, per esempio. Infatti ho deciso che il mio prossimo corso è insegnare come fare le sorprese alle donne. Come fare? Le sorprese, come fare alle, le sorprese donne. Alle donne. Invece il prossimo corso delle donne è come usare il bancomat del marito. Sai che ci sono donne che ma sono... guarda che non hanno bisogno di un corso però per quello. No, perché per esempio mia moglie ha fatto un corso con il personal trainer. Dico, amore, ma cosa ti serve? Fa l'avambraccio solo destro. Fa il peso. Per darti i cazzotti. No, per passare il bancomat, per avere più flessibilità sul braccio, capito? È vero che a me mi ha ridato il bancomat, che gli ho dovuto dare 10 gocce dell'Exodan perché non l'aveva passato talmente volte in un giorno che era esaurito. Io addirittura ci sono uomini che se si perdono il bancomat manca la denuncia fanno. Cioè perché tanto chi lo trova spende sempre meno di mia moglie, è inutile che la faccia. Dai, no, e viva le donne, e viva l'amore, e viva San Valentino, insomma. Senti, ma invece come ti regoli con i regali delle ex? Perché sai che c'è questo mercatino a Milano in cui praticamente vendono... Sì, che uno si disfa di tutte vendono... le cose dell'ex. Si disfa di tutti i regali delle ex? Esatto, se li vende. Ah, non lo sapevo, beh, è carina questa cosa. Ma tu di solito li dai indietro i regali, come fai? No, che sono regali. No, io ho aperto un mercatino anche io adesso, pensandoci. Il problema è che se poi vengono a comprarlo le ex per darla a un altro, quello è un giro vizioso. Dobbiamo riciclare. Sì, no, bisogna riciclare, sì. No, ma no, magari sicuramente uno prende un regalo da una ex, e l'importante è non avere amici. Capito, in comune con la ex, perché se tanto con lei mi sono lasciato, quindi anche se lo indosso non lo vede, però magari c'è poi qualche amico suo, dice, ammazza, te sei lasciato e vai ancora in giro. Capito? Ancora in giro col pullover che ti ha regalato, capito? Se fa la figuraccia, quindi è meglio riciclarli o regalarli, però insomma un regalo è sempre un momento, quindi è un pensiero, quindi... Insomma, sembra che questo mercatino a Milano sia stato pieno di cose, che tutti dici sono liberati tutte le cose che gli ex lasciano nelle case. Capito? Perché a volte uno lascia vestiti, pullover. Sì, infatti,
Ah, proprio, ah, ma... Sì, perché metti che tu hai vissuto un periodo, no? Non avevo capito. E poi dopo poi regali, insomma, dice che era pieno di roba. È un peccato, devo dire la verità, è un peccato, perché quando una coppia si lascia, c'era proprio quella scusa classica, banale, quella proprio che usavano tutti quanti, che dopo un mese o lui o lei richiamavano dicendo, senti, tra di noi è finita, ma... Io devo ritornare a casa tua perché ho lasciato tutto, che era una scusa, poi magari per rivederti. Infatti, ritornare a casa tua a prendere la roba con la scusa. Bravissima, questo è un peccato perché questa cosa non ci sarà e più. E poi lo meni, quando torni a casa tua lo meni. Sì, infatti, cioè, disgraziata mi ha lasciato, perché poi le donne, è bello che ti dicono c'è un momento... Con la scusa, basta la scusa, poi dopo... No, è vero, perché noi uomini comunque non, siamo sempre molto lenti nel lasciare, invece le donne quando hanno deciso basta, no, basta, le donne si tornano indietro. Ma infatti le donne sono velocissime e la scusa quella più usata è, amore, guarda, in questo periodo mi devo prendere un periodo di riflessione. Un periodo di riflessione, dici? Periodo di riflessione. E c'hanno un'altra, il periodo di riflessione è quando c'hanno un altro o un'altra? Assolutamente sì, neanche non ci credo, prendeva, periodo di riflessione. No, il periodo di riflessione non esiste, cioè riflettere su quell'altro sicuramente. Esatto, quello. Devi riflettere su quello nuovo, su quella nuova o quello nuovo. Bravissimo, comunque se, è vero, le donne sono più, le donne si amano, amano fino in fondo. Infatti, però se ti lasciano fino in fondo. Ma non perché... dicono mai la verità. Ah, Antonio, aiutami, perché Tiziano ogni volta ce l'ha con gli uomini, ce ne dice di ogni, per favore, smentisci. No, smentisco. Meno male. Da uomo smentisco. Vabbè. Smentisce perché è vero. No. È vero, è vero. Allora, noi adesso riflettiamo sulla pausa di riflessione, così cerchiamo Perfetto. Di capire, e ti salutiamo, ti auguriamo Intanto buon San Valentino. Auguri, Antonio, a te tua Grazie. Moglie, buon San Valentino ad Antonio Giuliani Grazie. Da Radio Yes. E anche a voi, a tutti gli innamorati e anche a chi non lo è. Grazie. Grazie per essere Ciao. Stato con Ciao. Noi. Ciao.